queste giornate per organizzare qualcosa di utile. Molti ci chiedono, soprattutto sul sito, su Stringimpedia, arrivano domande riguardo le caratteristiche delle corde, come vengono testate, cosa significa questo, cosa significa quello. Ne approfittiamo di avere questo tempo libero per fare qualcosa di utile per tutti. Quindi, Gabri, in primis, visto che è lui che ha lanciato un po' tutto questo mondo in Italia, e quindi eccoci qua. Gabri, puoi partire così. Sì, allora, lo spunto l'ho preso da qualche domanda che mi è giunta da dei ragazzi che hanno seguito qualche incontro che ho conosciuto personalmente, che magari abbiamo incontrato, con cui siamo incrociati ai corsi FIT, riguardanti alcuni dubbi riguardanti il significato teorico e pratico di valori come rigidezza statica e dinamica. Sicuramente già molti di voi hanno dimestichezza con questo. Stai rilanciando. Tu rientri da me? Tu riesci a entrare, sì. Sì, dovrei esserci, mi sentite adesso? Eccolo qua, è tornato. No, ovviamente è andata via la corrente per un attimo a casa, soliti fiori tecnici. Momento giusto. Esatto, è il momento giusto, ovviamente. No, vi dicevo, pertanto uno dei problemi fondamentali era quello riguardante le due grandezze, rigidezze statiche e rigidezze dinamiche, che sono grandezze che ormai conosciamo sicuramente in tanti. Un elemento sicuramente che abbiamo imparato a conoscere è il dato di rigidezza dinamica, che è un dato che abbiamo cominciato a vedere anche sui siti di Tennis Warehouse e su Tennis Industry già da qualche anno, e che è misura diretta, o meglio, ci hanno insegnato che è misura diretta del livello di comfort della corda. Allora, che cosa significa rigidezza dinamica di una corda? Vediamo di spiegare che cosa fa Tennis Warehouse per testare la rigidezza dinamica. Allora, Giancarlo, mi stai richiamando? Dimmi, Giancarlo. Speriamo di risolverli. Direi che sta entrando. Un attimo. Mi sento tanto mentana. Eh no, mi dispiace ragazzi, è che ho dei problemi sul... non capita, ma di tanto capita, adesso ho Niente. attaccato il cellulare come router in maniera tale che anche se va via la corrente dovremmo esserci. Allora, in buona sostanza vi dicevo, Ok, come... niente, scusa. Ci siamo? Sì. Come Tennis Warehouse organizza questo test? Il TRT, rigidezza dinamica della corda, viene effettuato ponendo in trazione ad una determinata tensione che mi sembra essere intorno ai 25 kg la corda lunga 30 centimetri. Dopodiché, cosa fanno? Troverete sul sito di Tennis Warehouse due dati. Uno che è quello di perdita di tensione ed è praticamente lasciano passare 5 minuti e valutano la perdita di tensione. Dopo vedremo di fare un test anche di quelli che facciamo noi direttamente in maniera tale da poterlo vedere direttamente. La perdita di tensione dal momento in cui la tensione è stata fissata fino all'inizio del test di tipo dinamico. È esattamente quello che ci succede nel momento in cui incordiamo una racchetta. Tenete presente che nel momento in cui abbiamo fissato con la clamp la corda sul piatto corda della racchetta, inizia un vero e proprio decadimento della tensione della corda. Avremo modo di vedere che il decadimento della tensione della corda è un elemento particolarmente marcato, particolarmente sentito, che riesce a far misurare una quantità del 20% all'incirca nei primi 5 minuti di durata
5 minuti di tempo in buona sostanza. Cioè, mediamente una corda posta in tensione perde il 20% di tensione una volta che è stata posta in tensione. E già questo è un dato interessante. Dopodiché cosa succede? Nel momento in cui impattiamo la corda con una palla, e in un esperimento, tennis browser ad esempio, ha un maglio che impatta la corda, viene valutato colpo dopo colpo il decadimento del tensionale della corda stessa. Questo cosa fa? È una perdita, pertanto, mentre la prima era una perdita di tensione di tipo statico, questa seconda parte è una perdita di tensione di tipo dinamico. Perché? Perché mentre la prima parte, in buona sostanza, è la perdita di tensione una volta che la corda è stata posta in tensione, la seconda parte simula un pochino quello che succede in campo. Pertanto sono da mettere sul piatto due elementi, una perdita di tensione di tipo statico e una perdita di tensione di tipo dinamico. Qual è più importante le due? Beh, sono importanti entrambe, perché la prima rappresenta in buona sostanza la perdita di tensione nel momento in cui abbiamo incordato una racchetta e la mettiamo da una parte. È un dato sicuramente interessante. La seconda però che cos'è? Ci dà una misura diretta della stabilità di una corda una volta che la portiamo in campo. Avrete sicuramente avuto esperienze sia come giocatori che come incordatori, che esistono alcune tipologie di corde che risentono in maniera molto pesante del, diciamo così, degli impatti dinamici. Cioè significa che una volta che andiamo in campo e giochiamo, sono sufficienti pochi minuti di gioco che possono essere quantificabili in maniera differente corda a corda in base alle sue doti di stabilità statica per caratterizzarne in qualche modo la costanza e la durata di rendimento. Che cosa significa? Le corde che noi consideriamo buone, per virgolette, sono corde che con il passare dei minuti, con il passare, se vogliamo, anche delle ore, anche se difficilmente, mantengono costante il proprio rendimento durante tutto l'arco di diciamo così, durata dinamica della corda. Il problema è che la corda necessariamente tenderà con il passare del tempo a perdere o comunque cambiare le proprie caratteristiche, tendendo a irrigidirsi progressivamente con il passare dei minuti, delle ore, e in qualche modo a perdere tensione. Perché perdere tensione? Perché ogni impatto determina sulla corda un progressivo allungamento, uno stiramento della corda, e tanto più quanto il comportamento della corda non è di tipo elastico, pertanto tende a ritornare, ma è di tipo plastico, pertanto si allunga e non ritorna, tanto più la corda tenderà a perdere tensione, in questo caso dinamicamente, con il passare dei minuti. Prima cosa, avete qualche domanda su questa prima, diciamo così, introduzione? Qualcuno di voi? Non fatevi problemi a fare domande, anche perché siamo qui appositamente tutti quanti per riuscire in qualche modo a confrontarci su questi elementi. Ok? Allora, l'idea dei test è stata in qualche modo determinata dalla necessità di riuscire a capire in un mercato complesso come quello delle corde da tennis quali fossero le caratteristiche delle varie tipologie di corde e quali corde potessero essere più rigide o meno rigide, anche perché molto spesso chiedendo agli stessi produttori quali fossero le caratteristiche delle loro corde, molto spesso buona parte di questi non riusciva a dare una misura diretta del valore di rigidezza della corda che stavano vendendo e il target ideale delle corde. Bisogna mettere in evidenza alcuni elementi che penso essere importanti, ovvero che la rigidezza all'allungamento, che è quella che è constatabile direttamente in macchina, è un elemento sicuramente importante e voi ne avete misura diretta nel momento in cui valutate di quanto la testa della macchina, pertanto il puller, tende a spostarsi per arrivare a una determinata tensione. Ed è un elemento interessante, perché è sicuramente un elemento che, in funzione a quanto più tende ad allungarsi il puller, tanto più sappiamo che una corda tende ad essere, tra virgolette, morbida più che elastica.
perché vi dico morbida piuttosto che elastica? Per un motivo abbastanza semplice. Perché il morbido non è necessariamente misura di elastico. Perché alcuni poliesteri molto molto morbidi sono sicuramente soggetti ad una deformazione particolarmente marcata in fase di incordatura, ma non sono, tra virgolette, elastici nel senso che ritornino. Perché un elemento da prendere in considerazione nel momento in cui parliamo di elasticità di una corda è quanto la corda tende ad allungarsi, ma estremamente importante quanto tende a ritornare nella posizione originale. E questa è una discriminante particolarmente importante, tale per cui dobbiamo distinguere fra due tipi di caratteristiche. Caratteristiche di tipo elastico-resiliente, ovvero corde elastiche, pertanto corde che tendono ad allungarsi e ritornano, e corde resilienti che rispondono nel breve, in termini molto rapidi, alla risposta di impatto della palla sul piatto corde. Si parla di elasticità quando prendiamo in considerazione una risposta di tipo lento, si parla di resilienza nel momento in cui si parla di impatto della palla su un piatto corde. Peraltro qualcosa di veloce. Questa è la differenza. Resilienza è l'elasticità rapida, la risposta di uscita di palla. Mentre l'elasticità è qualcosa che viene misurato lentamente. Perché vi dico questo? C'è un altro elemento che ritengo essere interessante. Sicuramente avrete notato che tutti i multifilamenti tendono ad allungarsi sicuramente di più rispetto a quanto faccia qualsiasi monofilamento. Buona parte. Esiste soltanto una limitata parte di filamenti, soltanto una minima parte di monofilamenti che abbiano un allungamento in qualche modo comparabile con un multi. Forse a me viene in mente forse Monogood Zyx AX o alcune corde particolarmente morbide in monofilamento. Allora teniamo presente una cosa che dopo lo vedremo magari collegandoci direttamente a Stringipedia, che il monofilamento ha un comportamento differente, profondamente differente da quello di un multifilamento nella risposta. Lo sappiamo tutti andando in campo, ma anche come risposta alle varie tensioni. Che cosa significa? Che il monofilamento tende a essere molto rigido, il mono, pertanto, molto rigido all'inizio, nel momento in cui si tende ad attivare l'azione di trazione, mentre il multifilamento è morbido all'inizio, ma tende a diventare duro. Pertanto sono due corde che hanno un comportamento esattamente opposto. Il monofilamento è molto rigido all'inizio per via del necessario allineamento delle catene molecolari nel momento in cui si attiva un'azione di trazione. Il tende poi dopo ad avere un comportamento costante verso questo picco iniziale di rigidezza. Che cosa succede invece per il multi? Il multi tenderà a essere molto morbido all'inizio, ma attenzione perché andando su con la tensione tende ad avere una rigidezza incrementale tale per cui riesce ad avere dei valori anche superiori rispetto a quelli che si possono registrare con alcuni monofilamenti. Qui si apre una pagina penso interessante perché avrete sperimentato sicuramente tutti come ad esempio alcuni multifilamenti incordati al di sopra di determinate tensioni, che sono caratteristiche per di ogni corda, ma in generale sono superiori ai 23-24 kg, rischiano di essere sul piatto corde più rigidi di quanto succede con il mono. Gabri, solo una cosa, c'è qualcuno che deve essere abilitato per entrare che mi sta chiedendo. Mano a mano che sto andando avanti, mi vedete guardare di fianco perché li sto facendo entrare mano a mano. Siamo... Mi arrivano questa. No, d'accordo, siamo in 85 e mano a mano che arrivano li sto facendo comunque entrare. Allora, Gabriele? Sì, prego, dimmi Luca. Scusa una domanda, anche se viene poco usata. Parli un pochettino in queste due tipologie, ci aggiungi anche il budello sintetico? Sintetico. Allora, perché io ho parlato di mono e di multi. Allora, facciamo una piccola premessa.
Quando parlo di multifilamento, ho in testa il comportamento di un materiale, che è quello che viene detto tecnicamente poliammide, ma che in buona sostanza è il nylon. Esistono vari tipi di nylon, varie tipologie di nylon, ma tenete presente che, come ci hanno spiegato ormai da tempo e come la scienza dei materiali ci insegna, è più importante il materiale di cui è costituita una corda di tutte le varie superlavorazioni che la corda poi può avere. Cosa ti sto dicendo? Che un poliestere avrà un comportamento comunque sempre da poliestere e una corda in nylon ha un comportamento da corda in nylon. Il synthetic yarn è il fratello povero, tra virgolette, del multifilamento, ma si comporta sostanzialmente in maniera simile a un multifilamento. Che cosa significa? Che anche lui, salendo con la tensione, tenderà ad avere un comportamento a rigidezza incrementale. Pertanto è comodo quando viene tirato poco ed è tanto meno comodo quanto più si tende a salire con la tensione. Allora, qui una piccola cosa. Tenete presente che il poliestere è una cosa molto bella, ha un comportamento lineare. Lineare che cosa significa? Che mano a mano che saliamo con la tensione, lui ha un valore di rigidezza, allungamento costante. Questo che cosa significa? Che se io voglio passare, poniamo per semplicità, dopo vediamo che cosa significa, comunque che una corda abbia una rigidezza di 1 kg su un millimetro. Tradotto significa che dobbiamo applicare 1 kg di forza per avere una deformazione di 1 mm. Tra l'altro anche questo è un dato interessante per gli incordatori, perché dobbiamo sapere che mediamente le corde che incordiamo hanno rigidezze medie variabili da 0,7-0,6 fino a 1,1,2. Pertanto per 1 mm di perdita nel momento in cui tiriamo un nodo, piuttosto che quando abbiamo un drawback della pinza, il drawback è il ritorno della pinza, 1 mm è un valore anche superiore ad 1 kg con determinate corde. E poniamo attenzione pertanto a come quei dettagli che il buon incordatore applica nel momento in cui incorda per evitare il ritorno della corda, per evitare che si abbia appunto eccessivo drawback piuttosto che scorrimento della corda, sono tutti piccoli espedienti che in termini di congruenza della tensione richiesta con la tensione sul piatto corpo sono estremamente importanti. Questo pertanto. Allora, che cosa significa però? Vi dicevo, il poliestere ha un andamento costante. Pertanto cosa significa? Che se io vado su di 1 kg, di 2 kg... C'è una domanda di Mangione. Aspetta un attimo, finisco questa, poi dopo perfetto Mangione, che magari può anche aprire il microfono e lo fa live, che è anche più bello. Pertanto, io se salgo con la tensione, ho un piatto corde progressivamente, ma linearmente, più rigido. Ma significa che se incordo a 20 e poi vado a 22, avrò un piatto corde più rigido del 10%. Con il multifilamento, questo qui è il poliestere, è un materiale ignorante ma onesto. La poliamide, il nylon, è un materiale che purtroppo tende a incrudire, pertanto a incrementare la rigidezza mano a mano che si va su. Cosa vi sto dicendo? Che non hai semplicemente l'incremento di rigidezza dato alla maggiore tensione, ma hai anche l'incremento dovuto alla maggiore rigidezza della corda. Pertanto sfrutterai la corda avendo un piatto corde molto più rigido di quello che spesso ti saresti aspettato. E dopo apriremo un'altra piccola finestra. La domanda di Paolo qual è? Paolo, apri il microfono o glielo apri tu, Gabri? È che lo devo andare a cercare. Sì, Gabriele, mi senti? Ciao. Sì, ciao, buonasera a tutti, salve. Buonasera. No, niente, io ascoltavo con attenzione quello che stavi dicendo. Siccome si parlava di sostanzialmente di due tipologie di corde, quindi il monofilamento e il multi, però se non erro il budello naturale invece ha un comportamento diverso, sì. Quindi insomma magari mi sarebbe piaciuto anche ascoltare qualcosa in merito al comportamento sia statico che dinamico del budello naturale. Sì, infatti Paolo l'avevo tenuta un pochino tra virgolette per ultima, perché infatti
l'oggetto, diciamo così, di questo incontro era rigidezze statiche, rigidezze dinamiche e il comportamento del budello. Che il budello in sé, allora abbiamo visto i mono, i multi, e poi una categoria a parte, che è il budello naturale. Il budello naturale ha qualcosa in sé di grandioso. Dopo vedremo anche, ho caricato anche passato qualche video, vediamo magari di condividerlo insieme e commentarlo insieme. Il budello naturale ha una caratteristica eccezionale. Il budello naturale ha un comportamento lineare, come quello del poliestere, però, a differenza del poliestere, possiede una rigidezza dinamica, dopo vedremo nel dettaglio che cos'è, pari ad un terzo della rigidezza di un poliestere. Significa che nel momento dell'impatto trasmette sulle articolazioni, attraverso il piatto corte, la racchetta, sul braccio del giocatore, un terzo, pertanto un terzo delle, in termini di shock di impatto, che noi possiamo avere con qualsiasi tipo di corda monofilamento. Pertanto, il budello in sé è una corda che a me piace dire è irreplicabile in natura, perché unisce il comportamento lineare di un monofilamento con la morbidezza irraggiungibile, fra l'altro, per qualsiasi multifilamento, della corda multifilamento e tanto più del sistema di GATT, che è una sorta di monofilamento più rigido. Ricordiamoci anche che il Synthetic GATT era la corda con cui i giocatori fino all'inizio degli anni 90 giocavano, perché coloro che potevano permettersi il budello o che non avevano problemi di rotture particolari utilizzavano il budello naturale, ma con l'avvento dei piatti corde più generosi, più ampi, e con l'avvento dei pattern più larghi, con l'avvento di tensioni particolarmente elevate, il budello sintetico, il synthetic gut, quello che veniva detto semplicemente sintetico, ha avuto tanto tanto spazio con il passare del tempo. Ed è diventata comunque una corda utilizzata anche ad altissimo livello. E questo pertanto ci deve comunque far pensare come ancora oggi, soprattutto per determinati livelli di giocatori, soprattutto se dobbiamo proporre un ibrido, possa essere un'alternativa assolutamente percorribile e plausibile. Non è da considerare una corda minore, ma è da considerare come un'alternativa assolutamente possibile e in certi casi consigliabile nel momento in cui si voglia o limitare il costo di incordatura di una racchetta, o nel caso, come nel caso di tanti bambini, è meglio farli incordare una volta in più durante l'anno piuttosto che montare una corda particolarmente costosa, sempre che si riesca a far passare il concetto che la racchetta comunque debba essere incordata ad intervalli più o meno, quantomeno regolari. Sappiamo che anche la misura che una volta veniva data come regola di incordare la racchetta in un anno, tante volte, quante volte si gioca a tennis a settimana con le corde monofilamento, è sicuramente tutto come desueta, come regola, ma assolutamente direi che non ha particolarmente senso neanche con le corde monofilamento. È proprio una regola di assolutamente di iperminimo. Giusto per fare una battuta, Gabriele, perché sei convinto che dopo questo fermo biologico noi staremo tutti con le racchette sopra i capelli? Ma io me lo auguro sinceramente. Allora, l'altro giorno qualcuno mi chiedeva che cosa fare, questo io penso che sia un consiglio che dareste tutti quanti. In questo periodo siamo stati tutti quanti fermi. I più fortunati hanno un muro. Quelli che non hanno il muro magari hanno la rete da rilancio, e pochissimi sicuramente riescono ad andare in campo, pochissimi che hanno un campo privato, immagino. E però se ci pensate, quando torneremo tutti quanti in campo, il rischio di potersi far male ci sarà, perché un pochino avremo voglia tutti quanti di buttarci, aprire la palla 20 ore. In più abbiamo sul piatto corte della racchetta delle corde che sono, diciamo così, stagionate, perché
diciamo 2 mesi fra una cosa e un'altra, forse per i più fortunati. E in più abbiamo una forma fisica che, per quanto facciamo palestra, probabilmente quanto non ne abbiamo mai fatte in vita nostra, almeno per quanto mi riguarda, abbiamo tempo anche di dedicarci un pochino alla preparazione fisica. Sicuramente andremo in campo e dovremo scontare il problema di doverci rimettere un pochino a posto, mi verrebbe da dire così, e di conseguenza ripartirei anche, magari se possibile, per i più abbienti, magari con un buon budello o un imbruto budello, però per alcuni mi accontenterei anche di farti entrare in campo con una corretta nuova, se non eventualmente un ibrido, eventualmente con, anche con un sintetico o un sintetico, si può sospendere. Questo direi come regola generale. Allora, avete qualche domanda? Nessuno? Io, Gabri. Dimmi, vai Aldo. Però attendi la videocamera, almeno ti vediamo. Vabbè, dopo. Ascoltami un attimo. Tanto ciao a tutti. Ero curioso di sapere, tu prima hai parlato, mi sono collegato un po' in ritardo, di come fa, esegui test, tennis warehouse, giusto? Sì. Esatto. Quelli di Stringingpedia, sì. Come fate voi questi test? Sono diversi? Sì, sono leggermente diversi. Allora, adesso tra l'altro ho collegato una seconda telecamera per riuscire in qualche modo a vedere cosa facciamo fisicamente. Fra l'altro è curioso perché con la telecamera dovremmo riuscire a vedere anche la perdita di tensione, perché l'ho posizionata, se non si è spostata, in maniera tale da vedere anche il display. Pertanto mi dovrebbe dare la qualità, lo sarà eccelsa dal punto di vista video, però in qualche modo almeno vediamo di farci un'idea. Una cosa soltanto, pertanto abbiamo detto la rigidezza statica, rispondo a te ma rispondo a tutti gli altri, è la rigidezza all'allungamento. Tenete presente che il valore di rigidezza statica Tennis Warehouse non ce l'aveva, o comunque non lo faceva vedere. E se andate adesso è presente, non so se la colpa è nostra, che può essere un piccolo orgoglio oppure no, però ad oggi danno anche la rigidezza statica, perché una volta consideravano solo esclusivamente la rigidezza dinamica, che era appunto la rigidezza data dalla sovrattensione di impatto. Ad oggi hanno anche il valore di rigidezza statica, che è la rigidezza all'allungamento. Una piccola nota, cosa serve la rigidezza all'allungamento? Quanto meno si allunga una corda, e pertanto è rigida, perché piccolo allungamento, corda molto rigida, tanto più siamo in presenza di un filamento, tra virgolette, spero, un filamento sicuramente che ha delle doti di reattività, almeno per i poliesteri elevati, ma che necessita di una velocità di braccio, di un'azione dinamica da parte del giocatore di attivazione sicuramente. Tenete presente che, adesso giusto per aggiungere un elemento, poi passiamo al test, che esiste un altro elemento da prendere sicuramente in considerazione che tutti quanti conoscete, ed è, adesso qui ho un pezzettino di corda, ed è come la corda... No, c'è il videoconferenza, sì. Perché è assolutamente necessario... O Venanzio, potete chiudere il microfono. Ok, lo chiuso io. Perché è assolutamente necessario mettere in evidenza che a livello di comfort, oltre che a livello di presa delle rotazioni, come la corda scorre, pertanto, non so se si vede, io ho una corda tra le dita, è assolutamente fondamentale per riuscire a valutare come la corda reagirà in campo, anche passarsela tra le dita, perché il grado di attrito che la corda mostra, e soprattutto quando la incordiamo, è fatto. Sicuramente ce ne accorgiamo anche nel momento in cui passiamo le orizzontali rispetto alle verticali, ci dà misura diretta di come questa corda si attiverà, si muoverà nel momento di impatto con la palla. E questo è un elemento pertanto necessario. Molto spesso, e questa è la mia esperienza diretta, ma penso che sia anche la vostra stessa, mi capitava soprattutto in passato con incordature di tipo ibrido, di tirare le orizzontali con l'ibrido 1 chilo, addirittura 2 chili in più rispetto al monofilamento, perché il ragionamento mio era è una corda che si allunga di più, è una corda più elastica, di conseguenza la posso tirare di più. Forse anche per limitare la deformazione del telaio.
Però il feedback che molto spesso mi tornava era che l'ibrido avesse un livello di comfort basso e un livello di controllo alto. Non so se condividete anche voi questo tipo di esperienza. E soprattutto con i giocatori anche di un certo livello, io ero abbastanza frustrato da questo feedback perché tentavo in qualche modo di dargli più uscita di palla e più comfort. In realtà non era così. Se cerco una correlazione con i dati che ricavo dagli esperimenti o comunque dai dati delle corde, adesso vedremo il punto delle rigidezze, è legato al fatto che comunque la corda monofilamento possiede delle doti di scorrimento più basse. Pertanto c'erano due problemi. Uno, che la corda in multifilamento tende in qualche modo a legare e a frenare leggermente la corda monofilamento e di conseguenza scorrimento. In più c'è un altro problema, cioè che tirando 2 kg in più il multi rispetto al mono, entravo in quella zona che ci dicevamo prima, per cui il multi diventa più rigido addirittura del mono. Pertanto non posso sfruttare le doti di comfort tipiche di una tipologia di corte che io vorrei in realtà sfruttare proprio per quel motivo. Un'altra cosa, sicuramente avrete notato che incordando con il multi, il richiamo della pinza è sicuramente maggiore rispetto a quello di un mono. Pertanto significa che anche la sollecitazione sul telaio in termini di possibile deformazione del telaio stesso è più marcata con multifilamento, e questo è amplificato con il budello, rispetto a un monofilamento, che se vogliamo forse è la corda più facile da gestire. Non so se qualcuno di voi ha un'esperienza analoga a riguardo. Avete qualche contributo di questo tipo? Avete avuto anche voi qualche feedback, fra virgolette, non voglio dire negativo, ma non così entusiasta in termini di resa dell'incordatura ibrida? Io, ciao Alessio. Ciao Alessio. Sì, ho avuto un paio di esperienze con gente che era professionista negli anni, a fine anni 80, primi anni 90, che giocavano in Sud America. Quindi erano abituati, come dicevi tu inizialmente, ad avere determinate tipologie di corde, dopo si sono adattate. Quando adesso sono andato a lavorare un po' con loro, con il l'ibrido, nella fattispecie con mono e multi, no, con budello, e poi siamo andati anche con, praticamente l'hai conosciuto anche tu, che è Stefano Gafforio, che te l'ho mandato. Sì. Inizialmente avevamo lavorato con tensioni differenziali, partendo un paio d'anni fa con il vecchio discorso che mi hai detto tu. Dopo piano piano siamo arrivati al punto di, in effetti, di pareggiare, alla fine siamo arrivati al punto di pareggiare le tensioni del multi e del mono. Sì. Per quanto riguarda il budello, poi di cui parleremo magari un po' più in dettaglio dopo, adesso qui ho una confezione di latte, sicuramente un budello un po' particolare. Però il budello, anche a tal riguardo, sapete che le incordature di tipo ibrido con il budello sono, adesso i dati sicuramente, vedevo che prima c'era anche Marco Rossani collegato, sicuramente dei dati molto aggiornati lì a lui in funzione alle percentuali di professionisti che lo utilizzano sul tour. Anche Giancarlo sicuramente ci può dare anche qualche feedback. Però mi viene da dire, allora, ma perché dici col budello è diverso? Perché i professionisti ad esempio lo usano così tanto? Beh, allora, il budello, come dicevo, è qualcosa di assolutamente irripetibile e irraggiungibile. Tenete presente che il budello incordato in ibrido con il monofilamento ha la grande capacità in realtà di lasciarlo correre tanto. Pertanto, secondo alcuni studi che sono stati fatti e li potete trovare su Swarovski University, il coefficiente di frizione della corda in budello in combinazione con il monofilamento è il più basso in assoluto. Che cosa significa? Che quando si incorda, lo scorrimento della corda monofilamento sulla corda in budello è minore addirittura di quella che si può avere monofilamento su monofilamento. Questo che cosa significa? Che la performance in termini di presa delle rotazioni è addirittura superiore rispetto a quella del full mono, e che però, incordando con il buon santo budello, si abbattono
di circa il 50, se no 60% le vibrazioni sul, o meglio, più che le vibrazioni, lo shock da impatto sulle articolazioni. E questo è un elemento che per un giocatore professionista particolarmente importante, se è vero che seduta mattutina, seduta o mezzo meridiana, o in funzione dei propri impegni, limitare lo shock da impatto è sicuramente importante per riuscire in qualche modo a preservare le articolazioni e allungare quanto più possibile la performance delle proprie corde. Carlo, tu hai dei dati, oppure se c'è Marco ancora in linea, se vuole intervenire per... Gabri, poi io vorrei fare una domanda. Sì, sì. Posso? Sì, sì, come no. Ciao a tutti, sono Federico Desi. La mia curiosità è, hai parlato di scorrimento budello con mono, giusto? Sì. Dicendo che è quello più efficace anche rispetto al mono. Ma detto questo, provoca anche quindi una maggiore perdita di tensione? Allora, il discorso della tenuta di tensione del budello è un discorso, se vuoi, Paolo, la tua è una domanda alla quale sai già risponderti da solo. Nel senso che il budello, se incordato correttamente, non perde più tensione di un monofilamento, anzi ne perde forse anche meno. Con il grande vantaggio che, ad esempio, un budello prestirato a mano piuttosto che prestirato in macchina garantisce praticamente una costanza di rendimento infinita fino a rottura. Il limite del budello, se vuoi, è proprio la resistenza a frizione, alla resistenza meccanica della corda e la sensibilità agli agenti atmosferici, nel senso che è molto sensibile all'umidità. Però non so se qualcuno di voi ha avuto questo tipo di esperienza, se incordate per giocatori anche di alto livello, vi accorgerete come a me è capitato sia con Gaio che non mi ricordo con chi altri che incorda in reverse, le rotture si hanno con il poliestere sulle corde orizzontali piuttosto che il budello sulle corde verticali. Cioè, incredibilmente, si porta a rottura prima il poliestere di quanto avvenga con il budello. E la motivazione è legata dal fatto che il budello naturale possiede al proprio interno del collagene. Questo collagene viene rilasciato durante l'azione di sfregamento a contatto con il poliestere e di conseguenza funziona come una sorta di lubrificante naturale. Funzionando come lubrificante naturale, cosa fa? Abbassa la tensione, abbassa la temperatura nel momento in cui le due corde sfregano ed in questa maniera, pertanto, tra virgolette allunga in qualche modo la vita del poliestere, ma ovviamente mano a mano che sprega lo fa consumare. Vero è che un'incordatura è tanto più performante quanto meno dura, come tutte le cose della vita, nel senso che tutte le cose che hanno una performance particolarmente elevata tendono ad avere con il passare delle ore di gioco un decadimento piuttosto marcato. Lo sapete benissimo che le corde, fra virgolette, migliori e più apprezzate dai professionisti sono sicuramente quelle che in campo, con qualche rara eccezione, comunque non durano tempi infiniti. Gabriele, scusami, no, c'è un problema di audio che va e viene, hai degli alti e bassi del volume, non si riesce a fare qualcosa. Pazienza. Quando guardi verso la tua destra, mi sembra, adesso non so se sei più, no? Ok. Allora, avete perso qualcosa, poi vedo Paolo che voleva fare una domanda. Avete seguito il discorso? Sì. Ok. Ciao Gabriele, Paolo, posso farti una domanda? Oh, scusami. Aspetta, c'è Paolo Mangione e poi dopo... Esatto. Dimmi. Sì, Gabriele, niente, io volevo chiederti questo. Ricollegandomi al discorso dell'ibrido, quindi mono su budello, poco fa dicevi ovviamente che la vita del mono, quindi del poliestere,
sul budello, quindi in combinazione ibrida, va sostanzialmente ad allungarsi. Ora la mia domanda è questa, anche se comunque credo che in termini assoluti sia difficile rispondere a prescindere: di quanto magari in percentuale si allunga la vita del poliestere incordando in ibrido? Non te lo saprei dire, Paolo, che le variabili sono sicuramente tante. Io potrei, ad esempio, anche differenziando di 2 kg, teoricamente accorciare la vita. Cioè, nel senso che proviamo a pensare per assurdo ad incordare un poliestere senza corde orizzontali. Cioè, montare soltanto le verticali. È come se mettessi una corda di morbidezza infinita sulle corde orizzontali, no? In questo caso ho sicuramente una performance massima per quanto riguarda la presa delle rotazioni e la spinta in termini di profondità di gettata, ma sicuramente avrei un abbattimento in termini di durata. Allora, il problema qual è? È che quanto più faccio lavorare la corda, e tradotto significa anche tanto più sono io in grado di attivarla con un'azione dinamica, che tradotto significa quanto più sono buono io a spingere, tanto meno la corda durerà. E come pertanto sia determinata la vita dinamica utile in funzione dell'utilizzo di un'altra corda è elemento abbastanza complesso. Io onestamente non avrei percentuali, anche perché dipendono da come il giocatore le fa lavorare. Sicuramente riuscire a sfruttare la caratteristica di una corda elastico resiliente sicuramente allunga, fra virgolette, un pochino di più la reattività del piatto, ma in termini percentuali difficile dire per quanto e esattamente come. E questo per cui anche studiare un monofilamento, una combinazione di tipo ibrido funzionale non è cosa banalissima. Ognuno di noi ha probabilmente delle combinazioni che preferisce anche ad esperienza, perché è comunque, diciamo così, frutto un pochino della propria esperienza personale, la combinazione di 2 tipi di corde differenti una con l'altra. Non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente sì. Ok, Isidoro, avevi una domanda? Sì, ciao Gabriele, una domanda. Hai detto che in caso di ibrido conviene tirare invece di 2 kg di differenza alla stessa tensione. Vale anche se, soprattutto per il multifilo, se viene abbassato di tanto, nel senso, se faccio il mio caso, sono abituato a giocare a 19, 19, 21 kg, tirare un multifilo in ibrido con un mono a 19, 19, 20, 20 o 21, 21, a questo punto non converrebbe, se faccio qui la domanda, giocare con un mono relativamente più morbido? Allora, aggiungere variabili, cioè nel senso cambiare anche tipologia di corda, non è così banale in fase di analisi. Quello che sto dicendo è che noi possiamo determinare anche molto in termini di variazioni di giocabilità, variando rispettivamente la tensione delle verticali rispetto alle orizzontali e, tra virgolette, viceversa. Nel senso che la regola che ci danno i costruttori delle racchette è quella di non superare i 2 kg di differenza fra verticali e orizzontali, per preservare la forma originale dell'ovale, per limitare le deformazioni, che sappiamo è comunque un nostro obiettivo. Cioè, noi dobbiamo sempre cercare comunque di tirar fuori la racchetta dalla macchina deformandola il meno possibile. Sappiamo che i 2 kg di differenza sono il limite che ci possiamo permettere. Partiamo da un assunto. Io ho tentato di fare dei test valutando Gabriele, scusa, c'è qualcuno che vuole entrare, ma lo dovreste accettare. Ci sono 2 persone che sono appena arrivate, la Sandra e Comanducci, e le sto facendo entrare in questo momento. E c'è un altro, Francesco Carollo. Io non ce l'ho in waiting room. Forse perché siamo 98, c'è stato qualcuno. Allora, glielo dico di no, ok. Sì, allora, questo che cosa significa? Che distinguere, come sappiamo per esperienza, la tensione delle orizzontali dalle verticali
può cambiare la resa di un piatto cotto. E come sappiamo tutti Fabrizio noi... Ci sei? Giancarlo? Adesso sì. Sì. Sì, allora, pertanto... No, io vi vedo tutti muoversi regolarmente, dovremmo esserci tranquillamente. Comunque, distinguere, pertanto differenziare le tensioni fra verticali e orizzontali aiuta ad allargare lo sweet spot, se sweet spot lo vogliamo chiamare, aiuta la potenza, o meglio potenza percepita, e aiuta la presa delle rotazioni. Questo penso che sia ormai qualcosa di condiviso da tutti quanti. Cioè, incordare, faccio per dire, 22-22 un piatto corde rispetto a un 22-21 o un 22-20 significa avere sul 22-22 una sensazione di maggiore durezza del piatto corde, maggiore controllo e minore presa delle rotazioni. Mentre domanda. Quanto più differenziamo le tensioni fra corde verticali e corde orizzontali, tanto più abbiamo una sensazione di palla che entra nel piatto corde, maggiore morbidezza e maggiore presa delle rotazioni. Penso che sia più o meno un dato condiviso da tutti noi. Vedo Domenico Anelli che voleva fare una domanda, se ti puoi togliere addirittura tu il muto e fai direttamente la domanda, se vuoi. Domenico, ci sei? Se no... abilitare il microfono, Domenico. Adesso guarda. Ti ho aperto io, vai. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Ciao. Allora, volevo chiederti qual è la differenza, o meglio, più il comportamento dinamico di giocare con in fase di resilienza o fuori resilienza. Mi spiego, cioè se una corda ha la massima resilienza, un tot chili, cosa cambia se io vado a giocare fuori dal range di resilienza? Allora, ci sono alcune corde che hanno un range, diciamo così, di resilienza diciamo ottimale, diciamo così, dipendente dal grado di rigidezza della corda stessa. Sfruttare la resilienza della corda, cosa significa? Sfruttare la massima reattività della corda, no? Pertanto, che cosa significa? Che se è come un motore, prova a pensare, se un motore tende a rendere al massimo fra i 4.000 e i 6.000 giri, sfruttare il motore in quel range di potenza lì significa sfruttarlo al massimo. Ma se questa corda, ad esempio, è particolarmente potente e tu vuoi in qualche modo limitarne la potenza, allora cosa devi fare? Dovrai giocare sopra il range di resilienza in maniera tale da opporre la maggiore rigidezza di incordatura del piatto corde alla esuberanza, pertanto, di questa corda. Dato che cosa significa? Che è una corda particolarmente vivace. E allora cosa faccio? Dato che tende a essere particolarmente potente, allora cosa faccio? Alzerò e lavorerò sopra range. Se invece ho una corda particolarmente severa, provo a pensare a un Luxilon 4G, piuttosto che a un Solinco Turbite 1.30, piuttosto che, ditemi voi cosa, corda particolarmente gnucca, corda che reagisce in maniera, diciamo così, per attivarla ci vuole veramente una bella forza, allora cosa dovrò fare? Dovrò cercare di sfruttare il range di massima resilienza della corda, cioè il range nel quale ho la massima reattività. E posso, nessuno me lo vieta, addirittura lavorare leggermente sotto in maniera tale da sfruttare al massimo anche un pochino di comfort e morbidezza del piatto. Tenete presente che questo in termini fisici è quello che dobbiamo cercare di fare. Vero è però che se io ho un braccio assolutamente d'acciaio, una velocità assolutamente ragguardevole, è chiaro che per me quella può essere la corda ideale, perché se io sviluppo come un giocatore professionista 1500 watt a colpo, mi dovrò rapportare con quella tipologia di corda, quelle corde che hanno pertanto un range di rigidezza molto alto. E io cosa dovrò fare? Pertanto dovrò magari utilizzarla anche a tensione abbastanza alta perché sono talmente potente io, talmente tanta potenza io nel mio braccio, che dovrò in qualche modo sfruttare
la rigidezza della corda per limitare, appunto, o meglio, donare più controllo alla racchetta. Se invece sono semplicemente qualcuno, un giocatore, fra virgolette, normale, che vuole sfruttare la corda nel range di massima resa elastica, chiamiamola elastica, elastica rapida, dovrò giocare esattamente nel range di resilienza ottimale. Non so se ti ho risposto in maniera chiara. Sì, sì, perfetto, grazie. Ah, Gabri, okay. Invece una domanda in questo, su questo argomento. Nel momento in cui tu vai a usare una corda fuori dal suo range di resilienza, non è un segnale per dire che quella non è la tua corda, ma ti conviene usare qualcos'altro da sfruttare nel range di resilienza ottimale? Teoricamente sì, hai perfettamente ragione. Cioè, allora, supponiamo, facciamo degli esempi pratici. Se io sono un giocatore amatoriale, perché diciamo che dovrebbero utilizzare corde prevalentemente morbide, prevalentemente magari... devi guardare dall'altra parte per sentire bene, perché di lì, quando guardi da quella parte il microfono... Di qua? Meglio? Esatto. Ok. Allora, proviamo a pensare ad esempio a un giocatore di tipo amatoriale. Perché gli diciamo che deve utilizzare corde morbide e tensioni medio-basse? Perché corda rigidamente, tra virgolette, morbida, è una corda che nel momento in cui io faccio il mio oggetto alla mia velocità, riesce comunque, una corda morbida, ad essere attivata. Cioè io che cosa faccio? Colpisco e con la poca potenza che ho comunque riesco a formare la corda. La sfrutterò nel range di resilienza ottimale, cioè nel range nel quale la corda riesce ad attivarsi. Come dici tu giustamente, pertanto non ha particolarmente senso io, amatore, che possa sfruttare una Luxilon 4G 1,30, se non 1,38 magari, dovendola poi incordare a 12 kg perché altrimenti non riesco a giocarci. Chiaro che quello che dici tu è assolutamente vero. Ed è per questo per cui infatti anche noi sul sito tendiamo a classificare le corde in funzione della loro rigidezza, perché quanto più rigida la corda, tanto più sarà dura da attivare. Proviamo a pensare, ad esempio, a tirare una qualsiasi fune, no? È tirata da un punto A a un punto B, ad una determinata tensione. Quanto più il materiale è rigido, tanto più quando la dobbiamo deformare, quando la dobbiamo piegare, faremo fatica. Pertanto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare una corda che noi teoricamente riusciamo a deformare mentre giochiamo. E pertanto in questo caso hai assolutamente ragione. Questo però che cosa significa? Che quanto più la deformiamo, tanto più la stressiamo, quanto più la stressiamo, tanto prima la rompiamo. E conseguenza diretta, quello che andiamo dicendo che i giocatori dovrebbero, almeno con le corde poliestere, cambiare ogni 12, massimo 15 ore di gioco, che poi è un limite teorico perché sapete benissimo che dopo 15 ore la corda monofilamente sta andando da un pezzo. In realtà non facciamo altro che dire che la corda che noi sfruttiamo, la corda ideale, deve essere la corda che riusciamo assolutamente a deformare e se vogliamo anche a spezzare o comunque ad uccidere dinamicamente nel range di diciamo così vita utile del materiale della corda. E io, come dico, almeno per mia esperienza personale, mi accorgo quando un poliestere è morto nel momento in cui lo tiro da una parte e non ritorna più indietro. Ed è un test abbastanza semplice che possiamo fare tutti quanti. Se prendiamo una corda, tiriamo da una parte e non torna, significa che ormai la nostra corda è buona per stenderci panni, perché la corda nasce, stiamo parlando della corda monofilamento, per ritornare dinamicamente in posizione. Nel momento in cui non torna in posizione, significa che il piatto corde è assolutamente decotto, cioè la possiamo tranquillamente tagliare. Ferrini, hai alzato la mano, ti vedo. Se sbaglio? No, sono andato a cercare le scorciatoie di tastiera apposta perché non lo trovo nello schermo. No, volevo chiedere se il budello serve a qualcosa, trattarlo in qualche modo con quei vecchi oli che si usavano
perché per evitare. Dici, ok. Sì. Qui vorrei che qualcuno magari anche con... Io vi dico, io non lo tratto generalmente perché i budelli sono già trattati dalle case. Però se qualcuno ha qualche esperienza differente... Gabri, guarda, Paolo, sì, sono Paolo. Niente, io per quanto riguarda il budello, ci sono alcuni budelli ancora in commercio, soprattutto budelli di scarsa qualità, che non hanno... il rivestimento esterno, il cosiddetto coating. Su questi a me è capitato di passare della paraffina, perché altrimenti diventano, seccano subito e diventano troppo poco scorrevoli, a mio avviso. Ma ripeto, questo trattamento, almeno io personalmente, lo faccio esclusivamente su questi budelli di scarsa qualità, che tra l'altro mi è capitato di incordare raramente. Quindi non so, magari è una cosa utile ai fini proprio del trattamento del budello privo di rivestimento. Ecco. Sì, sono casi fortunatamente un po' ormai limitati, dai. Allora, Michelini alza la mano in video, giusto? Però c'era anche Anelli, adesso, di nuovo? Ok, aspetta, sentiamo Anelli un attimo. Domenico, avevi un'altra domanda, poi apriamo... Senza microfono, Domenico. Domenico, unmute, dovresti esserci. Io lo vedo ancora chiuso. Allora, sentiamo Marco. Vai Marco. Ma dunque, in relazione a cosa utilizzare montando il budello, io adopero spesso della classica cera rapi, che aiuta molto in fase di incordatura e aumenta anche dipende ovviamente dalla tipologia del giocatore, però siccome io utilizzo spesso il budello, aumenta anche la durata in termini di... perché comunque diminuisce un pochino la frizione, lo consiglierei, ecco, visto che si è parlato di questo argomento qua. Cera d'api? Classico panetto di cera d'api, sì. Ah, non, okay. Non inumidisce il budello e aiuta tanto in fase di incodatura, soprattutto. Ok. Ferrini, avevi un'altra domanda, perché era la mano alzata di prima o è... No, grazie. No, okay. Volevo solo salutare tutti e ringraziare, ecco. Grazie. Ok. Che ora abbiamo fatto? Domanda. Se no possiamo passare a dare un'occhiatina anche a qualche test, se volete. Posso dire una stupidata, una cosa così? No, non è una stupidata, anzi, chi sei? Luca. Dimmi. Ricciuti. Qui io sono di Pescara, abruzzese. Qui a Salle, perché ho fatto una piccola ricerca, un po' di anni fa c'era una fabbrica che faceva il budello naturale. Sì. Perché faceva anche corde per strumenti musicali. Che poi invece ha chiuso, data un po' in disgrazia. E tempo fa avevo cercato anche per degli amici qualche contatto, che perché aveva riniziato a distribuire qualche corda, che ho provato, però le prendevano in Cina, pessimissima qualità, e quindi ho lasciato proprio perdere. Però una volta c'era, insomma, qua in Italia chi le facevano proprio qui. Sì, allora, tenete presente che la tradizione della fabbricazione delle corde in budello nasce, ma la stessa Babolat, con la fabbricazione di corde per strumenti musicali e strumenti di sutura, peraltro per corde da sutura. E di conseguenza è normale, fra virgolette, che in una zona come la tua, che era storicamente, e forse lo è ancora, seppur in parte molto meno rispetto al passato, famosa anche per la costruzione di strumenti musicali, strumenti a corda, avesse questa tradizione anche della fabbricazione di corde in budello naturale. E l'invito un pochino per tutti, ma vabbè, la platea qui particolarmente qualificata, è comunque di tentare di far provare anche agli appassionati l'incordatura in budello, perché poi alla fine è un'incordatura che
in qui cosa è successo? Qualcuno ha che sta sì, che sta condividendo lo schermo. E dicevo che è una corda che ha dei costi di fabbricazione particolarmente alti, ma è di vendita, se vogliamo, alti, ma assolutamente ripagati dalla durata dinamica della corda stessa. E in determinati casi, diciamo che anche con semplici amatori si riesce a far percepire la qualità di quello che si sta montando e tutelare tanto anche le articolazioni per veramente tutti, anche spiegando che in determinate situazioni la corda in budello può aiutare dal ritorno di un infortunio e in determinate situazioni sicuramente costa meno di un trattamento al laser piuttosto che a un trattamento di fisioterapia. Questa purtroppo sembra deontologia, ma in realtà sappiamo benissimo che in determinati casi è assolutamente così. E adesso anche al ritorno dai nostri, appunto, dalla nostra forzata quarantena, magari speriamo di aver modo di montare molti modelli. Marco, vedevo alzavi la mano. Io vedo ancora una mano di Ferrini. Ferrini l'ha lasciata su. Adesso poi Gabriele, ti volevo fare una domanda anch'io su, se è possibile. Vai Cristian, vai. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Gabriele. Ti volevo chiedere, riguardo la tenuta di tensione dinamica dei monofilamenti, naturalmente a parità di tensione, a parità di telaio, a parità di giocatore. Se, faccio un esempio, io utilizzo una Lynx, che è un soft poly rispetto a un 4G, la tenuta della tensione della corda della 4G a livello dinamico sarà superiore rispetto a una Lynx che viene sollecitata in maniera superiore. Ma è quasi sempre scontato che un mono con una rigidità più alta abbia una tenuta di tensione dinamica superiore rispetto a un soft poly? La risposta è, secondo te? Secondo me sì, però la risposta non so è sì. Allora, è sempre scontata come nella è solo una questione di flessione della corda che genera la perdita della tensione, allora, dell'elasticità della corda. Allora, dovremmo parlare di modello oggi, ma parliamo di questo che è anche interessante. Allora, il poliestere è un materiale per sua natura rigido. Nasce proprio per, dal punto di vista chimico, dal punto di vista materico, come materiale rigido. Viene utilizzato anche, come sicuramente saprete, come barre di rinforzo per materiali da costruzione. Era utilizzato in passato anche come elemento irrigidente all'interno dei telai. Alcune racchette ancora adesso hanno degli elementi di poliestere all'interno. Il problema del poliestere è che è un materiale che nasce rigido, tant'è che se parli poi dopo anche con il signor Luxiron ti racconta che delle difficoltà che avevano a vendere Luxiron all'inizio, agli albori, perché veniva considerato una corda troppo rigida. Il problema qual è? È che esistono due elementi su cui si può agire per rendere il poliestere più morbido. Ed in questo caso sono la mescola iniziale del materiale e i trattamenti termici. Diciamo che tutti i soft poly sono tutti materiali che vengono trattati termicamente con quello che tecnicamente viene detto rilassamento. Cioè i trattamenti termici sono i medesimi che si fanno per il metallo, la tempra e il rilassamento. Se tu raffreddi qualcosa molto velocemente lo rendi rigido, se lo lasci rilassare molto lentamente ottieni qualcosa di morbido, più morbido. Pertanto hai maniera di donare, diciamo così, maggiore morbidezza al materiale. Il problema qual è? È che il materiale in termini dinamici tenderà poi a ritornare al suo stato originale. Pertanto questo rilassamento che tu gli hai regalato inizialmente tenderà progressivamente a ritornare alla natura originale, pertanto le catene molecolari si riallineano e ridiventa rigido. Nella maggior parte dei casi, tutti i soft poly, soprattutto quelli molto soft, tenderanno progressivamente a diventare sempre più
più rigide con il passare delle ore. Ce ne sono alcuni, fra l'altro, sicuramente tutti voi avrete provato alcune corde magnifiche la prima ora, magari un po' meno magnifica la seconda, la terza ingiocabile, perché erano cambiate completamente. Generalmente due cose sono accoppiate, l'irrigidimento della corda con la perdita di tensione. Pertanto, quanto più tende a perdere tensione, tanto più la corda si allunga e diventa rigida. Perché mano a mano praticamente che tu la impatti, cosa fai? Determini una deformazione che fa allungare la corda e fa perdere tensione alla corda stessa. Questa è un pochino. Sì, e lo studio adesso di molti filamenti qual è? È quello di inserire, anche se è molto complesso e alcuni dicono irrealizzabile, è quello di inserire dei filamenti di materiali elastomerici all'interno delle corde in maniera tale da regalare un maggior ritorno elastico. Il problema è che è sostanzialmente incompatibile il nylon con il poliestere per un problema proprio di fusione del materiale, cioè hanno due punti di fusione diversi, pertanto non riescono a legare, e si riescono a mettere all'interno dei materiali elastico-siliconici, Element piuttosto che Smart, che in qualche modo regalano maggiore elasticità alla corda. Tant'è che, ad esempio, Smart dovrebbe essere una coestrusione di bene, qualcosa siliconico misto elastomero e Luxion 4G. Il problema qual è? È che, tra l'altro, era molto interessante questo elemento perché, parlando di Smart, è stata, fra virgolette, pubblicizzata, è stata appunto fatta conoscere al pubblico dicendo che quando si giocava piano si aveva una risposta morbida e quando si colpiva duro la corda diventava più rigida. È la classica risposta che danno i materiali elastomerici, gli elastoplastici. Quello che cambia pertanto è la possibilità di avere un materiale, fra virgolette, intelligente che colpito duro risponde duramente, colpito morbido risponde morbidamente. Ed è la caratteristica dei nylon, dei materiali elastomerici in generale. Quella è un pochino la direzione che stanno prendendo alcuni diciamo così, settori di ricerca nel campo delle corde. Io Giancarlo passerei a far vedere velocemente poi un altro test, se qualcuno ha voglia di fare altre domande, molto molto volentieri, anche perché queste non nascono come delle lezioni, ma come del... Come si può dire? Un confronto. Confronto, un confronto. Scusa Gabriele. Sì, dimmi. Sì, due considerazioni sul Budel. Per esperienza mia. Anch'io uso l'olio di vasellina sulle orizzontali per facilitare il passaggio in incordatura. E poi mi è capitato di consigliare a amatori la corda in budello, perché rompendo mai la spesa una volta ogni due anni vale la pena incordare il budello. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché è la corda, come dico, che è l'unica corda forse che si può tenere sul piatto corde fino a che la corda veramente non si spacca. Per uno che non rompe mai, è ideale. Ok. Posso legarmi a questa cosa veloce? Ti volevo chiedere una cosa. Riguardo a questa faccenda, no? Noi abbiamo il budello che lo possiamo tenere fino a quando non rompiamo e un monofilamento che invece andrebbe cambiato tendenzialmente abbastanza spesso. E quando li ibridiamo, vale la stessa cosa per il monofilamento? Perché è un po' una contraddizione in termini, no? Cioè una corda che dobbiamo cambiare spesso insieme a una corda che invece possiamo mantenere fino a rottura. Cioè, c'è qualcosa da sapere a riguardo? Nel senso, è un come pochino c'è... quello che chiedeva Paolo prima, no? Nel senso che chiedeva quanto fosse possibile allungare la vita di un monofilamento, comunque renderla in qualche modo più longeva, utilizzando una corda di tipo, fra virgolette, elastico, come può essere un budello o può essere un multifilamento. Come ti dico, sicuramente col fatto che il multifilamento non perde
doti elastiche, o meglio, dopo un primo periodo di assestamento tende ad avere un comportamento elastico costante fino a rottura, è chiaro che, tra virgolette, allunghi in termini dinamici la vita della corda. Il problema con gli ibridi è trovare questo buon bilanciamento fra corde che funzionano. E a mio parere il segreto, so che può far ridere, ma è quello di farsi veramente passare le corde fra le dita e riuscire a immaginare come le due corde si muovono una rispetto all'altra. Perché limitare l'azione di blocco della corda, o meglio consentire lo spostamento della corda, è sicuramente un elemento, a mio parere, molto importante. Non so se siete d'accordo, cioè valutare come appunto le corde non solo stanno sul piatto corde in termini di tensione statica, ma come si muovono quando vengono impattate. Voi andate a vedere le foto di alcuni giocatori quando giocano, la cosa bella è vedere quanto la palla entra nel piatto corde e si spostano lateralmente per poi ritornare. E questa dice veramente tanto di come la corda svolga una funzione dinamica. Ok? C'è qualche altra domanda? Gabriele. Però mi credi. Sì, una okay. Alla volta, regolatevi voi, dite. Vai Paolo. Paolo, vai. Ok, sì, niente, io rimanendo in tema di ibrido, parlo un po' della mia esperienza, sarò brevissimo. Siccome a me, io sono un fautore della sperimentazione, per cui mi è capitato più volte di provare l'hybrid box, che tra l'altro credo che sia una tua invenzione, comunque qualcosa che abbia sperimentato. Allora, nel mondo dell'incordatura non parliamo quasi mai di invenzioni, perché... come sappiamo, diciamo che siamo tutti un po' sperimentatori, ma chi ha inventato per primo? Dopo, comunque, vabbè, no, era giusto per dire, non mi prendo dei meriti che non ho. No, vabbè, io ricordavo questa parentesi che credo che fossi stato tu a proporlo, sì, tra i sì, primi. Sì. Comunque, il discorso è questo. Io ho avuto, montando appunto questa combinazione, diversi feedback positivi. Però mi chiedevo, cioè, a livello pratico, cos'è che si differenzia da un'incordatura ibrida standard, definiamola così? Ma allora, guarda, molto onestamente, i primi esperimenti che io ho fatto li ho fatti perché c'erano alcune racchette, nella fattispecie alcune Mantis, qui c'è Marco Chivilò che mi ascolta e conosce bene la questione, in cui era assoluta, ma anche alcune donne, era veramente dura riuscire a posizionare i nodi in posizioni decenti. E pertanto il primo tentativo è stato quello di razionalizzare un attimo l'utilizzo e il posizionamento dei nodi. Pertanto era nato per qualcosa di differente. Poi in realtà l'utilizzo e il passaggio della corda, fra virgolette, morbida, anche lateralmente, e poi penso che tu, Paolo, questo abbia avuto modo di sperimentarlo, aiuta ulteriormente ad abbattere un pochino la sensazione di shock all'impatto con la palla. E penso sì, che sia esatto. questo il feedback anche che mi hanno dato giocatori anche buoni. E pertanto quello è il motivo per cui, diciamo così, una necessità di tipo, passatemi il termine, meccanico è diventata una necessità o una cosa utile da un punto di vista pratico. Sono contento nel dire che in certi casi la sperimentazione, oltre ad essere divertente, può portare anche a fare delle cose magari fuori un pochino dal comune, con dei feedback anche nuovi, interessanti. Sì, sì. C'era qualcun okay, altro grazie. Anche? Marco, vai. Sì, ma riguardo al discorso che ha fatto il nostro amico sui produttori di budello. Sì. Dunque, volevo chiedergli perché io ho avuto modo di provare diversi anni fa un prodotto della Toro Strings, che è a Salle, che è un'azienda che produce, credo tuttora, perlomeno il sito vedo che esiste ancora, produce corde per strumenti musicali, ma all'epoca proponeva anche corde in budello per uso tennis. Costavano, se non ricordo male, direi 12-13 anni fa, 15 euro.
E purtroppo ricontattati più avanti mi avevano detto che non erano più competitivi su questo mercato, quindi avevano smesso la produzione. Il budello trovo fosse ottimo. Poi è spuntata la Sallis Gut Strings, che credo sia l'azienda alla quale si riferisce Luca. Chi è? Ok. Esatto, invece, esatto. Perfetto, ciao. Che invece propone questo budello di importazione. Io ho seguito un pochino la storia, questo non l'ho provato, però ho seguito un po' la storia, la presentazione che ha fatto su Passione Tennis. E, insomma, e dalle tue parole ho capito di cosa si tratta. Molto ecco, bassa qualità. Ok, perfetto. Volevo sapere se ti risulta che sia magari la stessa Toro Strings che abbia provato a piazzare un budello non di loro produzione, o se invece la Toro Strings sia un'azienda diversa e magari potrebbe essere interessante per noi importatori cercare di fargliele riproporre queste corde che erano straordinarie. Luca forse ha una conoscenza dell'azienda maggiore di quella che ho io. Non ti posso aiutare, nel senso che non... Aspetta, Luca, finisco un attimo. Nel senso che io, da mia conoscenza, esistono due produttori a livello europeo, forse uno o due sparsi per il mondo, escludendo gli indiani. Quello che era Sallis Gut adesso, altro non è che il Global Gut, quello venduto dal nostro amico indiano che ha provato in tutte le salse a vendere, che è un prodotto anche montabile, ma di qualità, come dice Luca, bassa. Poi Marco tu conoscerai sicuramente bene. O meglio, assolutamente non paragonabile con quello dei produttori principali di budello. Ecco. Per quanto riguarda la Toro, si chiamava? Toro Strings, ma credo che esista ancora. Tu, Luca, conosci? Toro Strings? No. No. Però posso informarmi. È a Salle, produce corde armoniche in budello per musica antica e moderna e produceva, vi garantisco perché le ho provate, le producevano loro, perché non avevano niente a che vedere con le corde della Sallis, delle corde per racchette da tennis che erano ottime, che hanno smesso di produrre per una questione economica. Per questo dicevo, siamo quanti 85-80 incordatori? Poter magari riproporre una produzione di queste corde potrebbe essere interessante per noi. In questo momento siamo 91, siamo arrivati a 98. Meglio ancora. Siamo una bella platea. Allora, io vi posso dire quello che avevo scoperto io e che mi avevano detto. Allora, Salle è un paese piccolissimo dell'entroterra abruzzese. E chi fabbricava le corde era una famiglia sostanzialmente, poi alcuni di questa famiglia si sono tirati indietro, hanno fatto altro. Fondata da Raffaele Toro dovrebbe essere quella Adesso io non so, però a me mi ha detto uno che ci lavorava, quindi che conosceva tutta la famiglia, e in pratica era qualsiasi tipo, con un paio di marchi diversi, lui mi disse, ma sostanzialmente era sempre la stessa fabbrica e sempre la stessa famiglia, quindi attualmente hanno proprio smesso di produrre. Mi dispiace. Okay. Va bene, peccato. Lorenzo, volevi fare una domanda? Visto, vai Lorenzo. Io? Parli con me? Ciao, sì. Ascolta, ma seguendo soprattutto la parte iniziale si è capito che il discorso della frizione delle corde è fondamentale, importante, soprattutto per chi vuole giocare in top spin e cose del genere. Ora, voi avete fatto con ProT1 e Stringipedia un ottimo lavoro. Io mi chiedevo, da ignorante, quindi dal punto di vista meccanico, cose del genere, non sarà mai possibile avere un indice di frizione delle corde? Allora, gli americani sono stati più bravi di noi, nel senso che lo stanno facendo. Il problema è che esistono due... Allora, la maniera più semplice sarebbe fare un morsettino, cosa che avevo pensato, e avere un carico... Scusa, Inge, ti si sente male? Sì, provo a alzare la voce. Allora, la soluzione ideale sarebbe avere una specie di morsetto
e avere la corda che passa attraverso questo morsetto con un carico costante, no? Il problema è che in realtà esistono due tipi di attrito, l'attrito statico e l'attrito dinamico, che c'entra abbastanza in termini tecnici. Cosa significa? Che esiste un attrito iniziale per far iniziare a muovere la corda e poi varia. Cioè dalla situazione di quiete. Sì, esatto. Pertanto, sai che entriamo in un campo veramente miratissimo. Pertanto, sì, ma sai perché? Sì, dimmi, scusa. No, pertanto, la valutazione che si fa è quello di valutare in maniera, e questo incide relativamente sulla valutazione finale, però incide anche questo, il tipo di sezione e facendo un'analisi proprio qualitativa l'attrito superficiale. Nel senso che veramente lasciandolo passare, facendolo scorrere anche durante le fasi di incordatura, la percezione che si ha dell'attrito delle corde quando è a contatto con altre corde. Questo incide però, tieni presente, per un 0,5, un punto al massimo, questa valutazione, perché in gioco rientrano altri elementi, quali il valore di reattività della corda e la rigidezza dinamica e statica della corda stessa. Vai Lorenzo, dovevi finire. No, era solo questo, nel senso di dire che da quello che ho capito non è semplice. Cioè, sarebbe un dato che aiuterebbe ancora di più, voglio dire, noi cordatori a fare delle scelte, a fare delle proposte, no? Sì, beh, visto che comunque i dati ne abbiamo già... I dati ne abbiamo, certo, sicuro. Ne abbiamo diversi, ne abbiamo sicuramente diversi. Sappiamo che una corda in generale, un monofilamento, quanto più tende a essere reattivo, pertanto ad essere se vuoi rigido, ma anche ad avere una rigidezza dinamica elevata, tanto più tenderà a ritornare velocemente, perché ha una forza di richiamo alta. Di conseguenza sarà una corda che dal punto di vista dello spin dirà sicuramente. Vedo una mano alzata da Vittorio Bellucci. Grazie. Vittorio? Ciao ragazzi, una domanda inerente alla frizione, diciamo, l'attrito fra le corde. Dagli States con furore. Da Miami. Da Miami. Purtroppo mi mancano questi qua dietro che... Come va lì? Ma come va? Adesso apriamo una parentesi. Aia. Va male. Vittorio. Infettato subito. Infettato. Stanno iniziando anche qua a usare più mascherine e adesso da domani credo siano un po' più obbligatorie, anche insomma, un po' per chi è in giro, per chi va nei supermercati. Mi sembra un po' strana questa cosa perché sono obbligatorie da tutte le parti e qui ancora sono un po' lenti, no? Nel capire l'utilità. Comunque, staremo a vedere. Stiamo in casa, usciamo poco e vabbè, vediamo un po'. Abbiamo riperso. Vediamo un attimo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Poi intanto io switcho sulla camera, sul test, perché sarei curioso di farvi vedere. Gabri, non ti si sente più. Sì, no, sto semplicemente switchando sulla camera, che immagino vediate adesso, ok? Solo un filo sopra lo schermo. Nel senso? No, il filino nero che non fa vedere la tensione. Ah, ok, aspetta. Ok, avete modo di vedere? Sì. Ok, allora, questa che cos'è? È una macchina, come vedete, c'è un filamento, che è questo, che è stato montato, e pretensionato utilizzando una chiave in maniera tale da avere al momento una tensione di 3 kg, cioè abbiamo fatto una sorta di pretensionamento della corda. Allora, il test in che cosa consiste in buona sostanza? Io ho una sorta di registratore che mi permette di appunto avere evidenza di quello che succede in termini di allungamento della corda e di tensione.
Pertanto io registro step by step con un campionamento che può variare da 20 dati per secondo fino a dati raccolti molto lentamente. E cosa succede in termini di deformazione e allungamento? A me interessa farvi vedere innanzitutto lo schema generale del TEP, anche per comprendere che cosa significa rigidezza. Allora, che cosa facciamo? Partiamo dai 3 kg, ma perché questi 3 kg iniziali? Perché dobbiamo registrare praticamente, fare una sorta di preassestamento, per non avere una fase in cui la corda è lacca, cioè se io la tirassi a zero avrei una fase non controllata nella quale praticamente la corda prima di entrare in tensione si deve attivare. Tanto faccio una sorta di precarico. Allora adesso mi sposto un attimo, seguite con attenzione, prova eventualmente ad abbassare anche un filo, scusatemi, so che balla, ecco, così dovreste riuscire a vedere meglio anche il display. Riuscite a leggere il display? Si vede? Sì. Allora? Ok, guardate, la porterò su all'incirca intorno ai 35 kg e ponete attenzione a due elementi, a quanto la corda si sposta e a quanto, una volta raggiunto il picco, tenderà a calare velocemente. State notando sicuramente che, allora, ho raggiunto un picco di 35 kg. In questo momento siamo a 36, 5. Tanto, giusto per darvi un'idea di cosa stiamo parlando in termini di perdite di tensione. Cioè, quello che vi sto dicendo è che, pertanto, in termini di perdite di tensione, quello che succede, chiaro, perché la porta a 35 kg? Stiamo facendo un test portando la corda, in questo caso, pertanto ho analizzato, scaricando i dati, quello che è step by step, da 4 kg, 3 kg, in punto di partenza, fino ai 35. Cioè analizzo quello che è il comportamento della corda in tutto l'arco di rigidezza, pertanto tutto l'arco tensionale della corda. In più, cosa faccio? Aspetto 5 minuti dal raggiungimento del picco per valutare pertanto come la tensione cala. Adesso proverò a condividere lo schermo. Ecco, questo ad esempio è il programma, dovrete riuscire a vedere. Ecco, questo vedete il mio schermo in questo momento? No. Sempre? No, beh, è nero? Your screen is paused. Strano. Scusate. Sto tentando di capire. Così? Vedete lo schermo? No. Niente? C'è una scritta che dice che sta partendo la condivisione dello schermo, ma non parte. Ok, dovrebbe partire, spero. Ditemi voi quando parte. Mi è sempre ferma dall'inizio, da quando ho iniziato. E secondo me non va. Non va, questa sorpresa dell'ultimo minuto. E allora facciamo finta di niente, ritorniamo pertanto a prima. Ok, niente, mi spiace, stop share, provo a rifarlo magari. Riproviamo. Stesso, sempre uguale? Si vede sempre la scritta. E allora niente, non so sinceramente, stop share, ve lo racconto in buona sostanza. Gabriele, devi scegliere la finestra da condividere, ti darà più finestre, devi scegliere quella che vuoi condividere. Grazie Marco, grazie. Prego. Prego. Che, allora guarda, io sto scegliendo, ma proviamo a vedere questa. Però non me la fa condividere. Adesso. Allora, ok. Perfetto. Adesso funziona. Grazie Marco. Grazie. Prego. Allora, questo è ad esempio un test su un multifilamento. Si sente male, Gabri? Ok, provo a far così. Come vedete, dove c'è la freccia, partiamo da 4 kg. Come vedete, la salita
indica. Inge? Sì. Scusa ti interrompo, l'avevi già spiegato, ma in realtà non lo ricordo, non lo trovo neanche scritto. Sì. Anzi, devo averlo trovato scritto su uno dei tuoi libri. Perché il carico non è mai non parte mai da zero? Perché Lorenzo, se io zero vorrebbe dire che praticamente io non riesco a controllare la fase iniziale di attivazione della corda. Cioè significa che magari ci vorrebbero 2-3 mm prima che la corda, tra virgolette, cominci a lavorare. Esatto, certo. Pertanto io che cosa faccio? La facciamo partire da una sorta di precarico a 4 kg, a tennis non in corda nessuno, diciamo così che è uno scarto iniziale che mi può far comodo comunque per attivare già la corda. Sì, adesso me lo ricordo. Grazie, okay. Grazie. Allora io vado su praticamente, vedete il carico, questa è una corda multifilamento, la corda sale, vedete ogni puntino che vedete qui è uno step di registrazione e riesco a tracciare un diagramma. Che cosa facciamo? Il diagramma che vedete a destra, pertanto questo, altro non è che il calcolo della rigidezza facendo un rapporto fra la variazione in chilogrammi avvenuta tra un puntino e l'altro e la deformazione fra due punti. Pertanto in questo caso, ad esempio questa, c'è scritto XXX ma non è un mistero, è la nuova Wilson Sensation, l'ultima che non mi ricordo come si chiama. Plus. Ecco, il Sensation Plus, esattamente. Come vedete, incordata a tensioni basse, significa tra i 10 e i 15 kg, è veramente morbida, va a 0,5, ma nel momento in cui si comincia a salire intorno ai 25 kg, la rigidezza media valutata sale addirittura a 0,80, che pertanto è forse più rigida di una, prima abbiamo parlato di una Lynx, faccio per dire, o di un monomorbido. Questo pertanto ci mette in evidenza come col salire della tensione, e infatti vedete il diagramma a sinistra ha la pancia che è rivolta verso l'alto, cioè nel senso la concavità rivolta verso l'alto indica un progressivo incremento del modulo elastico della corda, un progressivo intrudimento. Allora cosa facciamo? Noi valutiamo la rigidezza, come potete vedere qui dove ho il cursore, step by step, e una volta raggiunto il picco, registriamo il calo di tensione. Guardate qui come, ad esempio, stiamo parlando veramente di pochi secondi, si abbia un crollo verticale di tensione che poi tende ad andare asintoticamente verso una stabilizzazione definitiva. Pertanto abbiamo una perdita iniziale, che è quella veramente per assestamento iniziale della corda, e poi un progressivo assestamento che è quello che, ad esempio, su una macchina incordatrice potremmo verificare nel momento in cui abbiamo pinzato la corda. Però la prima perdita di tensione è questa, che è già intorno al 13-14%, ed è un valore assolutamente ragguardevole. Io ad esempio, adesso ve lo racconto, dopo ripasso sull'altro schermo, sono arrivato all'incirca 28 kg sulla corda che avevamo tirato a 35 prima. Pertanto abbiamo perso già 7 kg rispetto al momento in cui abbiamo raggiunto il picco. Un elemento essenziale, adesso cambio foglio, è valutare, ed è quello che facciamo per valutare la stabilità della corda, cosa succede fra la prima tirata, la prima trazione, che è questa, che vedete più esterna, e le trazioni successive. In questo caso noi studiamo pertanto cosa succede come se tirassimo e mollassimo la corda, tirassimo e mollassimo la corda. In questo modo simuliamo, in maniera, se volete, forzata, una sorta di invecchiamento della corda. La sottoponiamo ad uno stress particolarmente elevato, come se impattasse la corda n volte. In questo modo riusciamo, allora guardate, il diagramma indicato qui dal cursore indica la rigidezza a corda nuova, dopodiché cosa succede? Che tenderà ad assestarsi su questo valore più alto, nel quale la corda, pertanto, a parità di tensione è passata da 0,6 a 0,8, con un incremento di tensione di rigidezza di circa il 20%. Questo che cosa significa? Che mano a mano che gioco, pertanto, la corda tenderà a passare da questa configurazione iniziale a questa configurazione stabilizzata finale, incrementando la propria rigidezza del 20%. Questo è tanto più marcato quanto più la corda tenderà a perdere le proprie caratteristiche iniziali, e tanto più è distante questo spazio, questo primo diagramma dall'altro,
tanto più sentiremo cambiare la corda nel tempo. Pertanto, quando è che una corda, diciamo, è durevole? Quando una corda cambia poco nel tempo le proprie caratteristiche. Quando invece una corda è poco durevole o comunque ne apprezziamo poco la durata? Quando cambia tanto in poche ore di gioco. Non so se è una cosa condivisa anche da voi a livello di percezione. Se una corda cambia poco, è una corda stabile, corda molto durevole. Una corda che invece tende a, diciamo così, cambiare molto, una corda che tenderà rigidamente a cambiare molto, appunto, e ad avere un comportamento differente. Allora, dovrei essere tornato di nuovo sulla macchina. Ci sei. Siamo arrivati a 28 kg. Tutto a posto? Si vede? Sì. Ok, allora vi faccio vedere che cos'è invece la rigidezza dinamica della corda. Vedete questo quell'oggetto in metallo posto sulla macchina? Vi faccio vedere come funziona, ve lo tiro da una parte. Così non si vede. Si vede? Ok. Parla Gabri, se no non si attiva il tuo schermo. Eccoci, niente. Allora, cosa sto facendo in questo momento? Sto sollecitando la corda imponendole una deformazione di un centimetro, come se la corda fosse impattata, non so se sentite il rumore, come se la corda fosse impattata da una sfera, dalla nostra parte. Se guardate il display vi accorgerete che ad ogni impatto il sensore rileva una sovratensione, cioè la corda sale di tensione. La domanda è un dato interessante? Sì, scusate, spengo il motore. È un dato molto interessante perché quanto più alto sarà, diciamo così, la sovratensione, tanto più basso sarà il comfort, perché sarà elevato. Spero di riuscire a condividere subito questo. Vedete lo schermo? Di nuovo nero. Di nuovo nero. Riproviamo di nuovo. Ci vuole la benedizione di Marco, mi sa, anche stavolta. Scelgo. Spero questo. Vedete? Sì. Ok. Allora. Io vedo nero, Gabri. E nero. Nero? Oh, io lo vedo. Chi è che lo vede? Sei l'unico. Ciao, schermo nero, schermo nero. Schermo nero? Stop share. Ritorno su share screen. Io lo vedevo. Ma che ne so? Vabbè, Davide, avrai dell'immaginazione. Adesso? Okay, ora c'è. Adesso ok, sì, ok. Perfetto. Oh, okay. Allora, cosa succede in buona sostanza? Questa, ecco, qui fra l'altro è curioso, guardate, questo è il punto di partenza, dopodiché noi sollecitiamo e vedete, vediamo dei picchi. Questi simulano l'impatto di una palla. Quanto più alto è la sovratensione di impatto, pertanto questo picco, tanto maggiore è la rigidezza dinamica della corda. Significa che si trasmette dello shock direttamente sulle articolazioni. Questa è la rigidezza dinamica. Impatto la corda e valuto la sovratensione. Tra l'altro vedete che la corda, iniziato il test, la corda ha avuto un assestamento. Questo che cosa significa? Che quando andremo in campo e giocheremo, vedete che qui la tensione tende a calare progressivamente, perché vedete che le oscillazioni tendono ad andare giù. Significa che la corda avrà un ulteriore assestamento e tenderà a perdere. Valuta la tensione dinamicamente, valutando la differenza che c'è fra un valore medio di base e la sovratensione media, valuto la rigidezza dinamica della corda. In questo caso 153 grammi millimetri, che è sostanzialmente, riportandolo allo standard inglese, 154 libre inch, facendo un riferimento al valore. Pertanto, che cosa facciamo in buona sostanza? Simuliamo degli impatti. E in questo caso, pertanto, simuliamo come se la nostra corda
spesse, come vedete, ecco, con un parso verde, con un perso il background, come se praticamente noi impattassimo la nostra corda con la palla e avessimo una sovrattensione dovuta all'impatto. Quanto più alta sarà questa sovrattensione, tanto meno comoda sarà la corda. In questo caso, qual è in generale la tipologia di corda più comoda in assoluto? È il budello, perché avete visto in questo caso il Sensation, abbiamo detto Plus, che è dell'ultima generazione, abbiamo una rigidezza dinamica di circa 154. E un budello arriva mediamente ad avere 80-100 grammi millimetro, giusto per darvi che è la metà o un po' meno della metà rispetto al valore di un multifilamento discreto, ed è un terzo circa di un monofilamento di tipo agonistico. Prendo fiato, qualcuno ha qualche domanda? Mangione. Mangione, vai Paolo. Sì, Gabriele. Ascolta, tralasciando ovviamente il budello che ha una rigidezza statica magari un po' più rilevante e poi dinamicamente si comporta in maniera totalmente diversa, la mia domanda è questa: esiste sempre una correlazione, ripeto ovviamente tralasciando il budello naturale, tra la rigidezza statica e quella dinamica, quindi con la sovratensione da impatto? Nella maggior parte dei casi sì, nel caso del budello, dato che il budello è qualcosa di assolutamente eccezionale, no. Perché? Sì, infatti il budello, l'ho premesso prima, tralasciando il budello che appunto si comporta in maniera diversa. Dei. In generale, aspetta che blocco carne molla che viene aggredito dal cane. In generale esiste una corrispondenza, corde tendono a essere tanto più rigide staticamente e tanto più rigide dinamicamente, c'è una sorta di correlazione. Tieni presente che però qualcuno chiede perché alcune corde che sono particolarmente rigide a trazione, peraltro allungano veramente poco, sono abbastanza comode una volta montate? Piacerebbe sentire anche la tua a riguardo, secondo te perché? Abbiamo in qualche modo... Non ho capito bene la domanda, puoi ripetere? La domanda è: perché in determinati casi corde particolarmente rigide staticamente, pertanto corde agonistiche che si allungano veramente poco in trazione in macchina, tendono ad avere in realtà in termini di giocabilità una sensazione di discreta comodità? Ma credo che sia legato a un discorso di tipo percettivo, più che altro. Non ha un discorso di tipo reale, cioè nel senso io magari con quella determinata corda che ha una rigidezza statica magari elevata riesco comunque ad avere delle sensazioni in campo che mi fanno percepire la corda come morbida quando invece in realtà non lo è. Ok, qualcun altro ha qualche idea riguardo? La composizione della corda? La composizione della corda? Ma può essere in qualche modo. La mia idea è che... La distribuzione delle molecole, come sono composte le molecole all'interno della corda. Io vi pongo una questione. Secondo Scusa, voi... Scusa Gabriele, può essere perché essendo rigida le verticali lavorano di più sull'orizzontale e si avverte meno il discorso della durezza all'impatto? Secondo me questa cosa succede spesso con la Luxon Revolve, ad esempio, non si nota tanto all'impatto. La Wilson Revolve non si nota tanto che comunque è una corda non tanto comoda. Viene percepita come una corda morbida. Sì. Io ve la giro in un altro modo: perché alcuni mono vengono percepiti come rigidi? Multi, scusate, perché alcuni multi vengono percepiti come rigidi? Ma dipende, secondo me, anche dal discorso che facevi prima, da quanto sono tirati. Nel senso che il multifilamento ha appunto una rigidezza incrementale in relazione a quanto la si tira. Credo sopra i 23 o 24 kg diventa più rigido. Anche. Io ho un'idea. E ditemi se... Che
rientra in ballo molto il discorso di come le corde si muovono. Nel senso che io posso montare una corda rigida, ma questa corda rigida è una corda che scorre tanto, scivola, perché ha un coating liscio. Questo che cosa significa? Che quando io impatto la palla, questa scorre lateralmente. Se scorre lateralmente, lascia entrare la palla nel piatto corde e io la percepisco come più morbida di quanto in realtà non sia. Pertanto, se ci pensate, è lo stesso motivo per cui molti multi in realtà tendono a risultare un po' rigidi anche a tensioni non particolarmente alte. Perché... Oppure il motivo per cui, ad esempio, anche corde quadrate, sicuramente avrete provato tutti, sono difficili da incordare, non particolarmente piacevoli da, sicuramente da far passare. Vi sarete accorti di come scorrono poco e il livello di comfort sulle corde quadrate è sicuramente piuttosto basso proprio per questo coefficiente di attrito alto tra le corde. Non so se condividete. Sono d'accordo, Gabriele, sul discorso che una corda rigida può essere percepita come non tale, diciamo, per via in funzione di quanto scorra, no? Più scorre e più, secondo me, come dici giustamente te, può essere percepita come comoda, tra virgolette, perché viene caricata più facilmente, no? Certo. Viene l'effetto corda, no? Da arco. Di conseguenza, sì, scorrendo, uno la sfrutta in laterale, come del resto poi dovrebbe essere. Sì. Infatti una delle caratteristiche per cui poi fra l'altro si sente il budello anche così morbido è che tende veramente tanto a scorrere lateralmente. Nel senso che, lo dicevamo prima, no? Che il budello scorre, tende a frizionare le altre corde e di conseguenza tende a dare una sensazione, a regalare una sensazione di morbidezza sicuramente superiore, sicuramente notevole. Quindi dici che l'indice di frizione delle corde che qualche sito americano viene riportato influisce, cioè ci può far capire quanto la corda possa essere sentita morbida in gioco? Sicuramente sì, sicuramente sì. Tieni presente che come ti dicevo, come si muovono le corde sul piatto corde di una racchetta è fra l'altro una cosa su cui le case stanno lavorando tanto. Se ci pensi, a partire dal concetto della racchetta spaghetti degli anni 70, andando oltre fino a tutte le racchette di tipo spin, pertanto con meno corde sulle orizzontali, tutte le racchette che hanno ad esempio dei fori allargati, sono tutte soluzioni che nascono per fare muovere di più la corda. E in questo caso, in tutti i casi in cui possiamo avere maggiore movimento della corda, abbiamo maggiore comfort in termini di percezione e maggiore entrata di palla nel piatto corde, maggiore reattività e maggiore presa delle rotazioni. Questa penso che sia una cosa più o meno condivisa da tutti noi. Ecco. Ma Inge, allora non si tratterebbe però di una percezione, si tratterebbe di un fatto reale. È un fatto reale, il problema Lorenzo è che... non è un discorso percettivo, perché nel momento in cui si sposta di più, aprendo le maglie, è chiaro che risulta più morbida, quindi non è sì. Un discorso percettivo. No, ma è questo il motivo per cui, ad esempio, quando qualcuno vi dice che il poliestere non è scomodo, è legato al fatto che buona parte dei poliesteri è vero che sono più rigidi in trazione, ma correndo tanto lateralmente... vuol dire che ti danno comunque una sensazione di comfort. Ed è questo il motivo per cui in certi casi da incortatore hai difficoltà a dire guarda che devi montare al ragazzino il multifilamento perché è più comodo. E loro ti dicono ma in realtà io lo percepisco come meno comodo e pertanto è proprio un problema anche di comunicazione e far passare l'informazione, che non è affatto cosa banale. Gabriele, scusami, però voglio dire, il fatto che le corde si spostino e che quindi comunque faccia sì che si abbia una percezione dell'impatto più morbido, e questo non credo che io, voglio dire, non credo che vada a diminuire quella che è la sovratensione dell'impatto realmente, quindi la rigidezza dinamica reale. Probabilmente hai ragione, perché infatti noi che cosa facciamo?
non la sentiamo, la sentiamo meno. Infatti hai ragione, nel senso che è comunque una corda che trasmetterà shock d'impatto. Però è altrettanto vero che quanto più si sposta lateralmente, tanto più, anche se poco, tenderà a allungarsi il tempo di contatto con la palla e conseguentemente a smorzare un pochino le vibrazioni. Mi viene in mente un pochino quello che succede magari sulle Prince o 3, modello con i buconi, no? Nel senso che tenderà a entrare tanto sul piatto corde della racchetta, fermarsi un attimo di più, stiamo parlando di millisecondi, e a stoppare maggiormente le vibrazioni, diciamo così. Scusate, volevo fare... Diciamo, si hanno... Prego, prego. Ma finisce Paolo? No, dicevo... Sì, no, dico, dicevo, quindi anche da un punto di vista pratico, insomma, potrebbero esserci delle ripercussioni un po' più positive in termini di rigidezza dinamica, ecco. Sì, sicuramente sì. Scusa, Gabriele, sì, almeno per quanto mi riguarda direi di sì. Davide, abbiamo Vittorio che tra l'altro prima era scomparso. Sì, scusate. Allora, questa è la domanda che volevo fare all'inizio, che poi dopo il virus mi ha aggredito e mi ha interrotto. Era esattamente inerente questa, la frizione, l'attrito fra le corde. E mi chiedevo se qualcuno fra un cordatore, che mi pare di vedere, di capire che siete quasi tutti incordatori, ha utilizzato, utilizza lubrificanti al lavoro ultimato, diciamo, no? Una volta che la corda è finita, si utilizzano lubrificanti con lo scopo di limitare la frizione, ridurre la frizione. Proprio questo è il tema, no? Per consentire alle corde di lavorare più in maniera trasversale, per farle muovere di più, e di conseguenza migliorare lo spin, se vuoi il comfort e via discorrendo. Cosa ne pensate e cosa utilizzate, se utilizzate qualcosa? Allora, la mia esperienza, io non utilizzo niente. Di là ho uno spray che alcuni di voi conosceranno. Non mi ricordo come si chiama, sinceramente. È commercializzato da ISOSpeed, ISOSport. Ed è un lubrificante a base Teflon. E in sostanza cosa fa? È un lubrificante che abbatte il coefficiente di attrito fra le corde. Ed è in grado, vi posso assicurare, è avvertibile anche a mano, una volta spruzzata la corda soprattutto in multifilamento o in synthetic gut, di abbattere l'attrito e rinnovare un pochino il comportamento della corda. Il problema, Vittorio, secondo me, è che dopo alcune mezzo... Cosa hai in mano, Luca? È un altro olio. No, comunque, il problema qual è? È sempre un lubrificante siliconico. Ok, il problema qual è? Il problema qual è, secondo me? È che alcune corde, dopo 30 minuti di gioco, tendono ad intaccarsi, comunque a formare delle sillette. Sicuramente hai modo di vedere e controllare subito usando le corde orizzontali. Una volta che si sono formate le sellette, aumenta la superficie di attrito e lo scorrimento diventa inferiore. E di conseguenza anche mettere lubrificante fa poco. A me invece fa impazzire tantissimo buona schiera di appassionati che ti dicono che apprezzano le corde poco prima che si rompano. E sono tanti che lo dicono. Non so se sicuramente sarà capitato a tantissimi di voi. Dice, io mi trovo bene con le corde l'ora prima che si spacchino. Il che significa che ti piacciono corde sostanzialmente decotte a tensione praticamente completamente andata. Al che viene da dire, ma allora perché monti le corde che monti di solito alla tensione a cui la monti di solito? Sarebbe bene magari montare le corde ad una tensione nettamente più bassa. Stavo controllando un pochino l'orario che abbiamo fatto, perché direi che siamo andati molto 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 lunghi rispetto a ogni aspettativa. Questo perché sarebbe interessante riuscire a parlare di pre-stretch. Ma che ora è, Vittorio? Sono le due? Qui sono le 8 di sera. E non so se vi può far piacere, in funzione anche ai nostri futuri tempi
quarantena potremmo organizzare un ulteriore incontro, magari parliamo di pre-stretch, di alcuni temi che magari ci potete anche suggerire sulla pagina Tachetpedia, e che cerchiamo in qualche modo di mettere sul piatto e condividere insieme. Non so se siete d'accordo. Sì, perfettamente d'accordo, soprattutto per il pre-stretch. Ok. Per esempio, Gabri, molti chiedono tramite mail, arrivano sempre le mail, le varie caratteristiche che noi abbiamo nel sito, potenza, uscita di palla, elasticità, spin, eccetera, eccetera, andare un po' più nel dettaglio di ciascuna di queste caratteristiche. Sì, diciamo che vabbè, questo primo incontro ci è servito per farci un pochino compagnia. Diciamo che 95 persone connesse significa che comunque c'è dell'interesse e che nonostante siamo costretti in casa, comunque siamo disposti a passare del tempo insieme per condividere qualcosa. È bello, secondo me, anche molto bello. E secondo me, in funzione anche magari a delle richieste che potete farci sulla pagina, mandandoci una mail, vediamo di stilare delle domande, vedere di fare un piccolo programma, se siete d'accordo, da condividere insieme. Vediamo magari di scambiarci anche delle informazioni, perché penso che sia molto bello poter in qualche modo condividere esperienze, dubbi. Tenete presente che questa è la cosa bella di questo mondo, è che non esistono regole, cioè esistono dei principi assoluti sicuramente, ma si impara ognuno dall'altro, e in certe situazioni le domande che possono sembrare stupide non sono affatto stupide, ma anzi sono una forma di uno stimolo per approfondire. Questo penso che sia una cosa utile per tutti quanti. Bene, io direi che se non ci sono altri interventi in questo momento chiudiamo e aspettiamo i vostri feedback o vostre info. Anche negativi, per crescere ovviamente. Tramite nostra mail o tramite la pagina Facebook o dove è più comodo comunque contattarci. È stato un piacere comunque vedere tante ragazze che è tempo che non vedo e che comunque vedo che stanno tutti bene. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi, ciao ragazzi, grazie a voi. Presto, grazie ciao, mille. Ciao. Ciao, ciao. A tutti. Ciao a ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao Gabri, alla prossima. Alla prossima, grazie. Comunque, i tuoi clienti sono sicuramente Bordone e Foresti, che erano due tropici, non so se avete notato. Arrivederci a tutti. Arrivederci, ciao. Ciao Marcella. Ciao Gabriele. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao Gabri, alla prossima. Ciao Aldo. Thank you.